Io sono Enrico Maltoni, mi occupo di storia e cultura dalla macchina per il caffè espresso. Sono qui oggi all'inaugurazione del Museo Milani in veste di amico collezionista in cui condivido la passione con il signor Milani da tanti anni. E posso parlare solo che bene perché è una collezione molto completa, affascinante, perché è una collezione che parte dalle caffettiere, dalle sue origini, per arrivare alle macchine per il caffè espresso, ma non solo, alla collezione di tazzine e della tostatura. Ci troviamo adesso nella sala principale dove sono esposte tutte le caffettiere e sono una cosa molto curiosa che sono state divise per sistemi di funzionamento. Perché sistemi di funzionamento? Perché dal suo arrivo della caffettiera, diciamo del caffè in Europa nella fine del 1500, le caffettiere si sono evolute attraverso tanti brevetti, tanti inventori, e questo museo la sua particolarità è che sono state esposte divise per sistemi di funzionamento, i 10 principali sistemi di funzionamento. Ad esempio ci troviamo nella postazione delle vacuum, da questo lato invece c'è la postazione per la percolazione con pompaggio ricircolante, per poi arrivare in fondo alle prime caffettiere anche in fusione. Quindi ogni parte è divisa con sistemi di funzionamento, con anche la possibilità di approfondire in un monitor i sistemi di estrazione, e sono tantissimi pezzi rari. Qui ad esempio ci sono i pezzi più rari della collezione esposti, naturalmente sono tutte caffettiere dell'Ottocento, per arrivare ai primi del Novecento con l'invenzione delle caffettiere elettriche a pressione di vapore. Questa bellissima Simerac del 1920.